Buonasera. E tu vieni a Londra. Sto bene qua, sto bene qua. Grazie di essere qui ad ascoltarci da un po' in piedi. Io ho ben altro, ho ben poco da dire. Molto l'hanno detto già i nostri candidati. Io sono qui per sostenere Giacomo Giannarelli e i candidati al Consiglio regionale della Toscana per le prossime elezioni del 31 maggio. Partiamo da un presupposto: queste elezioni del 31 maggio, a parte noi, nessuno vuole che si sappia che esistono. Le hanno messe, vanno a votare 7 regioni, tra le più popolose: Puglia, Campania, Toscana, Liguria, Veneto, Umbria, Marche. Rappresentano una fetta d'Italia consistente, quasi la metà, ma le hanno messe queste elezioni nel ponte del 2 giugno e nessuno ne sta parlando. L'intenzione è provare per il PD e per gli altri partiti a vincere grazie all'astensionismo. Lo abbiamo visto nelle ultime elezioni in Calabria e in Emilia Romagna, le ultime regionali di novembre, nelle quali ha vinto un partito grazie al fatto che si è astenuto più del 50% dei cittadini di quella regione. Il loro ragionamento è semplice: non va a votare nessuno, tanto i nostri vanno a votare sempre. Non i nostri elettori, ma i nostri clientes, quelli là che abbiamo sempre favorito con i soldi pubblici. Allora la più grande sfida è provare a convincere i cittadini che il voto sia ancora utile, perché io lo posso capire. Ne hanno fatte troppe questi signori in tutti questi anni, troppe per riuscire a convincerci che andando a votare può servire a qualcosa. Ne hanno fatte troppe. E votavamo uno e ci deludeva, votavamo un altro e ci deludeva, votavamo un altro e ci deludeva. Però non potete dire questo di noi. Noi non abbiamo mai rubato un euro di soldi pubblici da quando siamo nelle istituzioni. E per verificarlo non me lo devo dire io come parlamentare, perché sarei poco attendibile. Andate a vedere nei più grandi scandali di corruzione dell'ultimo anno: Expo, Mose, l'inchiesta sistema di Firenze, Ischia, Gargano, Emilia, Mafia Capitale, quante ne volete? In ognuno dei dispositivi dei giudici gli altri partiti sono tutti presenti, tra indagati e condannati. Noi ci siamo, ma ci siamo nelle intercettazioni telefoniche, alla voce bestemmie di corrotti e mafiosi a cui abbiamo dato fastidio. E anche questo vi invito a verificarlo. Io faccio le battute, ma la cosa è seria. Andate a vedere nell'inchiesta su Incalza, quella che ha portato alle dimissioni di Lupi. Nelle intercettazioni telefoniche c'è un funzionario del Ministero che si lamenta, dice: il Movimento 5 Stelle mi ha chiesto in aula, ha chiesto a Lupi su Incalza, quello che poi sarebbe stato arrestato. E allora c'è questo funzionario che dice: io ho chiamato il mio avvocato e gli ho detto scrivi la risposta che Lupi dovrà dare in aula al Movimento 5 Stelle. Ma li mettemmo in difficoltà tal punto che il giudice nella ordinanza d'arresto e nella requisitoria mette anche la nostra interrogazione parlamentare, che è servita nelle intercettazioni a dimostrare la connessione tra il funzionario e il ministro. E se andiamo avanti, possiamo trovare in Mafia Capitale il boss Carminati di questa mafia autoctona, perché come se non bastassero già le mafie che avevamo, se ne è formata un'altra a Roma che si chiama Mafia Capitale, che aveva a capo questo tipo, Carminati. Io vengo dalla Campania, non ho mai creduto che pecorari come i mafiosi, i camorristi potessero essere in grado di fare quello che facevano senza l'aiuto della politica e dello Stato. Partiamo da questo presupposto, dello Stato corrotto. È inutile che ce la raccontiamo. E se vedete in quegli atti, nelle intercettazioni telefoniche, c'è questo boss Carminati che all'indomani delle politiche 2013, quelle con cui siamo stati eletti io, Laura, Alfonso, Sara, all'indomani delle politiche 2013, il boss della mafia romana, parlando al telefono, sono terrorizzati e dicono: noi, se vince il Movimento 5 Stelle al Comune di Roma, elezioni che si sarebbero tenute 2 mesi dopo, siamo tagliati fuori.
dobbiamo sperare che vinca il PD, perché non le avrebbero tagliate fuori. Andate a leggere queste cose. Si sono organizzati e poi le hanno vinte le comunali a Roma, le hanno vinte. Però poi il presidente del consiglio comunale è stato raggiunto da un'ordinanza, si è dovuto dimettere, PD, l'assessore si è dovuto dimettere, PD. E adesso c'è questo Marino che è il sinonimo, che si erge a simbolo della legalità nel comune di Roma, capite perché i romani sono terrorizzati. Allora, io vi vengo a portare, a presentare dei candidati, ma io non li conosco bene, Giacomo lo conosco, è mio amico da un mese, ci conosciamo da quando si è candidato, abbiamo lavorato un po' insieme, una persona preparata, sa tutto, tutto, veramente, è un posto di scienza questo ragazzo, va bene. Però non è questo il punto, io non sono venuto a pubblicizzarvi il personaggio, io sono venuto qui a dirvi che queste persone, come me e come tutti gli altri eletti, come Fabio Massimo, come tutti gli altri eletti, qui dentro non è che sono speciali, sono persone che devono osservare delle regole che non abbiamo aspettato le leggi per imporcele, perché imponendoci queste regole noi contrastiamo tutte le corruttele con cui abbiamo a che fare ogni giorno. E vi spiego quali sono. Una, i soldi. Le altre forze politiche si sono ritrovate immischiate nei più grandi scandali di corruzione per due ragioni. Brama di potere e soldi. I soldi fanno soldi. Hai 10.000 euro sul conto corrente ogni mese, ne vuoi 20.000 e poi ne vuoi 30.000 e poi ti arrivano i rimborsi elettorali che sono 40 milioni di euro per una forza politica come la nostra e tu ne vuoi 50 di milioni di euro e poi ne vuoi 60. Questo è successo negli ultimi 20 anni. Perché vuoi più soldi? Per comprare voti, per fare favori e farti rieleggere, così che tu quella poltrona te la possa riguadagnare ogni 5 anni. E come le contrasti queste cose? Nessuno di noi qui, animato semplicemente dall'onestà e dal buonsenso, può pensare di ritenersi al 100% immune da quelle tentazioni. Nessuno. Ed è per questo che nel Movimento 5 Stelle chi viene eletto rinuncia ad oltre la metà dello stipendio, rinuncia a 40 milioni di euro di rimborsi elettorali, non usa auto blu, non usa voli di Stato, né telepass gratuiti, né telefonini gratuiti, né gli accidenti, i vitalizi che si sono dati per 30 anni queste persone. Perché queste persone date al governare la regione Toscana si devono porre due problemi durante il loro mandato: i problemi dei cittadini di fuori e la realizzazione del programma. Il vero problema è che per 30 anni non c'è mai stata una classe politica, un politico, che il giorno prima delle elezioni diceva una cosa e il giorno dopo la faceva. Mai, mai, mai. E perché questo? Perché questo? Perché ogni volta che veniva eletto doveva pensare a come farsi rieleggere, e poi farsi rieleggere, e poi farsi rieleggere, perché ci stava così bene lì che non se ne voleva andare più. E allora noi abbiamo una regola molto semplice, oltre a tutti i soldi che si devono rinunciare. La regola dei due mandati: se viene eletto una volta, puoi essere eletto solo un'altra volta, e questo ha due significati. Uno, che è inutile che pensi alla carriera, non la puoi fare nel Movimento 5 Stelle, toglitela dalla testa, la politica non è carriera. La politica non è carriera, è servizio pubblico e nient'altro. E due, ancora più importante, se tu entri nelle istituzioni e devi uscire dalle istituzioni per tornare al tuo lavoro, tu il problema di migliorare il mondo in cui torni te lo poni, perché sono pure problemi tuoi quando esci dalle istituzioni. E poi c'è una regola principe che nessuno riesce a comprendere perché ce l'abbiamo, che ci rende degli alieni: il fatto che nelle nostre liste non si possono candidare indagati e condannati. Capisco che se ora fossimo, non lo so, a Vienna, Berlino, e io stessi facendo questo discorso qui, si fermerebbero i cittadini tedeschi e austriaci e mi riderebbero in faccia, direbbero: ma perché, questa è una novità, che non si possono candidare gli indagati e i condannati? Sì, perché in Italia fa curriculum quando ci si presenta alle elezioni politiche. E allora questa cosa noi la invertiamo. E non c'è
non c'è la scusa, ma quello ha vinto le primarie, quindi pure se è condannato, io vengo dalla Campania, c'è cioè candidato a governatore della Campania Vincenzo De Luca, condannato in primo grado per abuso d'ufficio. Questa persona, per la legge Severino, che si è votata il PD, non può fare il governatore della Campania, però si candida comunque. Perché? Perché ha vinto le primarie. Ma da noi, alle primarie, gli indagati e i condannati non si possono presentare. Risolviamo il problema a monte, evitiamo imbarazzi, evitiamo problemi. Perché adesso, se in Campania vincerà De Luca, bisognerà andare a votare da capo. Capite qual è la follia di questa storia? Allora, queste tre regolette, soldi via dalla politica, massimo due mandati e no incensurati e condannati, sono le nostre norme anticorruzione. Con queste norme io sono sicuro che Giacomo e tutti gli altri candidati sono persone che quando entreranno nelle istituzioni si comporteranno in maniera onesta, perché se non lo faranno, cioè se non rispetteranno le regole, li cacciamo a calci, chiunque sia, chiunque sia. Ed è per questo che nel Movimento 5 Stelle la cosa più semplice da fare è andare via. Perché se vai via comincia ad utilizzare tutte quelle cose belle, tutti quei privilegi che in realtà non puoi avere, e la cosa più difficile è restarci e lavorare. E la regola dei due mandati serve proprio a dire una cosa: se sei bravo vuol dire che hai aiutato le persone, passi alla storia. Se sei non in grado, è meglio che te ne vai e passi il testimone, perché le istituzioni non sono una barca su cui far salire delle persone per farle stare meglio. Le istituzioni sono un luogo dove si entra per far stare meglio quelli fuori dalle istituzioni. Allora io so che qui ognuno di voi ha un problema, io lo so. E molti di voi in questo momento vorrebbero che io parlassi dei loro problemi. C'è in ballo la scuola, ci sono le condizioni di sicurezza delle forze dell'ordine, ci sono i problemi legati al lavoro, i problemi legati alla disoccupazione giovanile. Io vi ho detto, vengo dalla provincia di Napoli, pensavo di venire in una regione che non aveva nessun problema, no? Invece mi raccontano che avete la bolletta idrica più cara d'Italia, che avete la disoccupazione giovanile al 32%, che avete una rete di trasporti dalla provincia verso Siena che fa pena, da 15-18, da prima guerra mondiale. E questo mi aiuta a capire una cosa, che è il passo principale che dobbiamo fare per risolvere tutti i problemi, perché in Italia abbiamo 60 milioni di problemi e ogni cittadino pensa di avere giustamente il problema, non un problema, il problema. Ma questi problemi noi li risolviamo se andiamo alla fonte di quelli che lo hanno causato, se sostituiamo in testa alle istituzioni, al governo delle istituzioni, gente onesta. La gente onesta la mettiamo al posto di quelli che per anni hanno usato la cosa pubblica come un bancomat. Voi pagavate le tasse e loro si facevano il bancomat. E soprattutto qui bancomat è probabilmente il termine più appropriato. Pensateci, voi pagate le tasse ogni mese, questi soldi entrano in un ente pubblico e poi quattro persone decidono come spenderli, e guarda caso sempre per gli affaracci loro. Allora noi abbiamo invertito la tendenza. E non vi vengo a raccontare cose da fare, vi voglio dire solo qualcosa di già fatto, per capirci un attimo. Io non ho, il Movimento 5 Stelle non ha presidenti di regione. In questa tornata, sette regioni, spero che potremo avere la prima regione del Movimento 5 Stelle in Italia e sapremo dimostrare quanto valiamo. La regione è un piccolo Stato, è un piccolo Stato nel quale si può governare come si governa una nazione. Ma abbiamo 10 sindaci che con enormi difficoltà, non trincerandosi dietro alla scusa che non ci sono soldi, provano a cambiare, a invertire la tendenza nell'amministrazione pubblica. Come fanno? Che cosa farà Giacomo Giannarelli, candidato presidente della regione Toscana, appena entrerà in regione? A maggioranza o all'opposizione? Che cosa farà? Aprirà i bilanci, quello che farebbe chiunque di voi, e comincerà a vedere dove sono gli sprechi. Cioè, se da una parte entrano le vostre tasse, dall'altra come escono i soldi, e comincerà a tagliare tutti i rami inutili. Questa cosa noi l'abbiamo fatta a Pomezia, un comune ad altissima infiltrazione camorristica, nel Lazio, dove c'è un nostro sindaco che 2 anni fa aveva 200 milioni di euro di debiti, quando è
stato eletto ha trovato un comune con un buco di 200 milioni di euro, gentilmente lasciati dalle amministrazioni di centrodestra e centrosinistra del passato. Che cosa ha fatto? Non ha cominciato a dire non ci sono soldi, non posso fare niente. Si è messo lì e ha cominciato a tagliare tutte le cose inutili, fondazioni, associazioni inutili, un mucchio di enti inutili, la bolletta telefonica che costava qualcosa come 1 milione di euro, non so dove chiamavano ogni giorno. Alla fine, un mese fa, mi ha chiamato Fabio Pucci e mi ha detto: Luigi, io ho 4 milioni di euro di disavanzo inattivo. Ho detto: ma scusa, come cavolo hai fatto in 2 anni a togliere di mezzo 200 milioni di euro di debiti? E lui mi ha detto chiaramente una cosa, mi ha detto: guarda, c'erano così tante cose inutili che tagliandole mi trovo anche soldi in più. E ho detto: e cosa ne farai di questi 4 milioni di euro che ti avanzano adesso? Semplice, radunerò i miei concittadini e sceglieremo se quest'anno non vogliamo pagare la TASI o vogliamo investire in edilizia scolastica, se quest'anno vogliamo sistemare le strade o vogliamo fare un parco pubblico, ma lo sceglieremo tutti insieme, lo decideremo tutti insieme, ed è questo che faremo alla Regione Toscana se decidete di darci una mano. Noi vogliamo fare una cosa molto semplice: rispettare i soldi delle tasse che pagate ogni mese e coinvolgervi nel come spenderli. Ed è per questo che nei comuni dove ci siamo abbiamo cacciato a calci Equitalia e ci facciamo la riscossione da soli. Perché la riscossione delle tasse non è un metodo matematico, non è un'applicazione esponenziale, non ha nessun senso che un commerciante non mi può dare 100 euro oggi a questo comune e io gli chiedo con una cartella esattoriale 3.000 euro tra 6 mesi. Quello 100 euro non mi poteva dare, 3.000 euro non mi potrà dare. La vera strada passa per la riscossione coscienziosa, che significa: tu mi devi 100 euro, io faccio in modo, con un piano di dilazione, per farteli restituire, ti metto in condizioni di pagare, non di fallire o suicidarti. Questa significa riscossione coscienziosa. E questo lo facciamo in 10 comuni d'Italia, 10 comuni. In altri comuni, riprendendoci l'acqua, facciamo utili, facciamo soldi. Però siccome la gestione è pubblica, tu li devi reinvestire o in abbassamento della bolletta idrica o in miglioramento della rete idrica. Non esiste che i cittadini pagano la bolletta dell'acqua, io faccio utili e li distribuisco ai soci della società che fanno dividendi. L'acqua è un bene pubblico. Perché? Perché è un bene pubblico l'acqua? Perché ci aiuta a vivere, siamo fatti al 90% di acqua. E soprattutto, pure se volessimo applicare la scienza economica, ma non può essere un bene concorrenziale, è un bene in monopolio per antonomasia, perché l'acqua è una, quella che scorre, non esistono diverse qualità di acqua che ci vendono e noi